Po è un panda pigro, imbranato e pasticcione, ma anche simpatico e gentile, che vive nella Valle della Pace. Lavora come cameriere presso il chiosco di spaghetti del padre adottivo, il signor Ping, un'oca che desidera che Po prenda il suo posto, continuando la tradizione di famiglia di esperti spaghettinari, nonostante il figlio sia pieno di sogni e di desideri sulla sua futura vita da esperto di Kung Fu. Un giorno, il vecchio maestro Ogwei, un'anziana tartaruga, il più onorevole saggio della Cina e in passato grande maestro di Kung Fu, chiama a raccolta l'intero villaggio perché ha deciso di nominare il guerriero dragone, cioè il miglior praticante di arti marziali e l'unico degno della pergamena del drago, in grado di donare incredibili poteri a chiunque la legga. Per una serie di coincidenze, Po riesce a entrare nel tempio dove si stava svolgendo la cerimonia e viene proclamato come guerriero dragone da Ogwei, con grande stupore del maestro Shifu il Panda Rosso e dei suoi allievi migliori, i cinque cicloni, tigre, gru, vipera, scimmia e mantide. Nel frattempo, il guerriero Tai Lung, un leopardo delle nevi, ex allievo di Shifu e Ogwei, evade dalla prigione in cui era stato rinchiuso 20 anni prima, per ottenere la pergamena del drago. Intanto, il nuovo guerriero dragone non riesce a combinare granché nel dojo del maestro Shifu a causa della sua goffaggine e viene facilmente battuto dai cinque cicloni. Nonostante venga odiato e disprezzato dal maestro e dagli allievi che tentano in tutti i modi di farlo desistere, il panda ritrova nelle parole di Ogwei il coraggio di proseguire e restare, anche dopo che Shifu, dopo il tentativo di addestramento mal riuscito, lo calcia letteralmente via dal palazzo di Giada. Nonostante continui a mostrarsi goffo ed impacciato, Po riesce a dimostrare, senza rendersene conto, una notevole resistenza fisica. Durante il periodo a palazzo, Po comincia a conoscere meglio i cinque cicloni e a stringere amicizia con loro, scoprendo anche che Shifu aveva cresciuto Tai Lung come un figlio e che il suo comportamento freddo e distaccato è causato dal suo ruolo nel tradimento di Tai Lung. Nel frattempo, l'ormai anziano maestro Ogwei muore e prima di congedarsi da Shifu si fa promettere che crederà in Po e lo aiuterà a realizzarsi. Quando Po viene a sapere che Tai Lung sta tornando per prendersi la pergamena e che dovrà essere proprio lui ad affrontarlo, cerca di fuggire, ma Shifu, ricordandosi della promessa fatta da Ogwei in punto di morte, glielo proibisce. Durante la sua discussione col panda, scopre che nonostante fosse stato bistrattato dagli altri, era rimasto perché preferiva questo a essere se stesso, mostrando le sue insicurezze e il suo odio di se stesso, e credeva che Shifu potesse aiutarlo a cambiare. Non sapendo cosa fare per aiutare Po, Shifu comincia a condividere i suoi dubbi sul poterlo trasformare nel guerriero dragone. La mattina dopo lo trova nella cucina, dove Po ha distrutto a mani nude le catene e i lucchetti delle mensole per mangiare, siccome gli viene fame ogni volta che è sconvolto. Dopo averlo visto fare addirittura una spaccata perfetta su una mensola per raggiungere un barattolo di biscotti, Shifu capisce che Po ha del potenziale per il Kung Fu, che può essere incentivato con il cibo. Dopo averlo accettato come allievo, lo addestra in montagna e grazie a un astuto stratagemma, proibisce a Po di mangiare finché non sarà addestrato, riesce a farlo diventare un abile guerriero. Nel frattempo, Tai Lung raggiunge i pressi della Valle della Pace e si imbatte nei cinque cicloni, che riescono apparentemente ad avere la meglio su di lui, ma il leopardo riesce a sconfiggerli sferrando loro un colpo paralizzante ai nervi. Gru, l'unico risparmiato dall'attacco di Tai Lung, li riporta al palazzo di Giada per avvertire il maestro Shifu. Po rimane dunque la sola speranza rimasta a fermare Tai Lung e la sua follia distruttiva. E adesso si è appena rivelato degno di prendere la pergamena che gli darà il potere che confermerà il suo ruolo da guerriero dragone. Purtroppo, però, tutti i presenti scoprono con orrore e sgomento che la pergamena è bianca. Shifu, credendo che sia tutto finito, decide di rimanere da solo a combattere Tai Lung per dare il tempo agli allievi di mettere in salvo gli abitanti del villaggio. Durante un confronto col padre, però,
Poe comprende che il vero potere non viene dalla pergamena, ma dalla volontà di continuare a migliorarsi anche quando si pensa di aver raggiunto i propri obiettivi. Così, riconquistata la fiducia in se stesso, il panda torna al palazzo di Giada per affrontare Tai Lung. Shifu combatte contro Tai Lung, venendo però sopraffatto, ma quando il suo ex allievo sta per ucciderlo, viene fermato da Poe, che ha la pergamena, e lo insegue nel tentativo di impadronirsene. Durante lo scontro, Tai Lung ruba la pergamena a Poe, ma scopre che il potere della pergamena è inesistente. Furibondo, il leopardo tenta di uccidere il panda colpendolo più volte ai nervi, ma riesce solo a farlo ridere a causa del suo grasso corporeo. E anzi, Poe inizia anche a respingerli e sviluppa il suo stile di combattimento personale, per poi portarsi sempre più in vantaggio su Tai Lung. E infine lo sconfigge definitivamente con la mossa segreta del dito Wuxi, che ha imparato da solo, mandandolo nel regno degli spiriti. Ottenuto il rispetto dei cinque cicloni come maestro del Kung Fu, Poe torna al palazzo di Giada, dove trova Shifu ferito gravemente e apparentemente morente, ma in realtà ha solo trovato la pace interiore. Capendo questo, Poe decide di sdraiarsi accanto a lui. Poe e Shifu mangiano insieme sotto una piantina di pesco nata dal seme di Ogwei, segno che, come frutto della fiducia di Shifu che ha creduto nel suo allievo, che ha sconfitto Tai Lung riportando la pace, la profezia del maestro si è felicemente avverata. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.